Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cozy Grove, dovrebbe essere tipo accogliente, radura, villaggio, boschetto, insomma, una roba del genere. Ed è un gioco che trovate su Steam a 12 euro. È un gioco che da tanti è stato, diciamo, definito interessantissimo, ma un po' noioso. In realtà, probabilmente la gente che ha detto questo non ha letto la premessa degli sviluppatori. Ed è la stessa premessa che vi faccio anch'io. Il gioco si ispira molto a quello che è Animal Crossing, che attualmente non ha una controparte PC. Ok, potete dire Stardew Valley, ok, però Stardew Valley dormite, passate il giorno e andate avanti. Qua tante azioni richiedono tempo. E infatti gli sviluppatori hanno detto che questo è un gioco da fare 20-40 minuti al giorno. Perché poi ovviamente vi fermate, dovete aspettare, passano i giorni, passano le stagioni, insomma, ci sono varie cose che succedono e non è da giocare tutto ad un fiato. E andando, giocandolo così come deve essere giocato, il gioco può garantirvi, così com'è in questo momento, dei contenuti fino a un anno. Notevole, direi un po' come appunto Animal Crossing. Io non ho voluto provarlo prima perché lo voglio provare insieme a voi, così vediamo se effettivamente questa premessa è giusta. Le risorse ricrescono col tempo. Se non riesci più a trovare pesci, minerali, eccetera, torna un'altra volta. Gli animali e le piante da raccolta hanno. Vabbè, dai, in italiano, quindi c'è grafica che ricorda un pochino un Don't Starve, magari un molto più colorato, però. Benvenuti negli Spettri Scout. Prima di gettarti nella tua prima escursione in solitaria, datti una sistemata. Ok, facciamo così. Facciamo degli occhi scuri. Capelli così. Ok, va bene. Stai benissimo. È ora di iniziare la tua escursione in solitaria. Apri la lettera che hai portato dalla barca a Remy. Ah no, apri la lettera che hai portato dalla barca a Remy e dice: "Cara Spettro Scout, ti do il benvenuto sull'isola di Cozy Grove. L'isola non dispone di utenze e altri servizi pubblici, quindi sei pregata di portare con te tutto il necessario. I guardaboschi di stanza sulla terraferma raramente si spingono sull'isola, dovrai essere autosufficiente. Alcuni campeggiatori hanno parlato di incontri con gli orsi nella zona, perciò fa' attenzione, divertiti e ricorda di alimentare il fuoco. Servizi scout." Motto degli Spettri Scout: tutti coloro che si sono smarriti meritano gentilezza. Perfetto, ci muoviamo! Con WASD. Non si gira mai, guarda sempre indietro, però si muove un po' come i primi Animal Crossing forse. Vabbè, insomma, vediamo. Abbiamo cliccato sul fuoco e l'abbiamo acceso. Fiammetto. Quanto sono vecchi questi ceppi, Scout? Dal sapore direi che hanno un secolo come minimo. Allora, dove ci hai portati questa volta? Su un'isola, in un posto chiamato Cozy Grove. Conosco questo nome, l'ho trovato su vecchie brochure gettate tra le mie braci. Percepisco decine di spiriti feriti che non trovano pace. Hanno un disperato bisogno di aiuto, ma non ne sono consapevoli. Questo non sembra il tipico luogo in cui i giovani Spettri Scout vanno per fare la loro prima escursione in solitaria. Oh beh, se ti hanno mandata qui, gli scout devono avere fiducia nelle tue capacità. Sei pronta a scoprire che cosa c'è là fuori, oltre alle mie fiamme? Prontissima! Questo è lo spirito giusto. Vedo il fantasma di una guardia boschi al margine del bosco. È lì che ti aspetta, non aver paura, vai a presentarti. Dopotutto sei qui per aiutare. Va bene. Abbiamo anche la tenda. Perché è un simulatore di scout, insomma, quindi di campeggio, da quello che ho capito. Quindi. No, non me lo fa fare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo. Questo è uno spettro di una scout. Inizia così, senza troppe premesse, non ci spiega molto del gioco, lo andremo a scoprire. Oh, un altro escursionista immaginario. Stamattina devo aver fatto il mio Lady Grey un po' troppo forte. A meno che non sarai una persona vivente, vero? Sì, lo sono. Non sentivo una notizia così entusiasmante da quando si sono dischiuse le uova degli usignoli. Ti do il benvenuto al campo di Cozy Grove. Sono Carlotta, la guardia boschi locale, nonché un fantasma. Se hai qualche problema, sono l'orsa che fa il caso tuo. La tua uniforme ha un'aria familiare. Oh cielo, sono un Spettro Scout. Questo cambia un po' le carte in tavola. Scout al 100%, è un problema? Problema? Non sei il primo Spettro Scout a visitare quest'isola. Molti anni fa, un'altra giovane ambiziosa evocò qui un fuoco nella speranza di guadagnarsi il suo ultimo distintivo. Il giovane mia morte.
Ah, qua c'è la storia, si può anche saltare. E tra l'altro, in basso qua, vedete la data, l'ora in cui sto registrando, il giorno. Non andò come previsto, ma non serve soffermarsi sul passato, no, sei qui. Ah, lei no. Se hai intenzione di fermarti per la notte, ricorda la prima regola della sopravvivenza, tieniti al caldo. Da qualche parte qui intorno c'è un tronco di legno, trova l'oggetto nel fuoco e renderà l'ambiente un po' più confortevole per entrambi. Come dicevo, il gioco si snoda su quello che è lo scorrere normale, regolare del tempo. E quindi non si può neanche pretendere di vederlo tutt'ora. Ovvio non si presta neanche per una live, ma per una serie su YouTube sì, perché no? Allora, buttiamo il ceppo. Eccoti un ceppo. Poi è pucciosissimo, eh. Guardate il fuoco com'è contento. Questo è un ceppo degli spiriti. Dove lo hai preso? Un fantasma mi ha detto dove trovarlo. Bene, anzitutto grazie, è delizioso. Ma la presenza di ceppi degli spiriti conferma i miei sospetti. L'infestazione di Cosy Grove ha origini profonde. Ci sono molte anime smarrite qui che hanno bisogno del tuo aiuto. Non possono riposare finché qualcuno non le aiuta a venire a patti con le loro vite passate. Potrebbero aver persino dimenticato chi erano o come sono morte. Sarà trascorso molto tempo dalla loro scomparsa. È macabro come cosa. Ah, quel ceppo degli spiriti ha preso fuoco per bene. Ora la mia luce si espande. Nuove zone dell'isola si stanno svegliando. Luoghi dimenticati risorgono dall'oblio. Vedo qualcuno di nuovo, un costruttore di oggetti utili. Ok. Che bel fuoco che è acceso. Ancora un po' piccolo però. Vedi se riesci a trovare altri ceppi degli spiriti, un po' di calore farebbe bene a quest'isola. Un bel fuoco sicuramente attirerà campeggiatori lontani. La storia è avanzata. È diventato vivo e vedete che si è sbloccata un'altra parte di isola che si sta tra l'altro anche colorando, diventando molto bello. Vediamo cosa c'è di qua. Se possono prendere delle monete. No, se vedete potete anche cliccare dove andare. Prendo i ceppi. Salve. Ma è sparito. Salve. Scappate? Ah, scompaiono quando vado vicino. Ho trovato un altro spirito però. C'è tanto da leggere qua. Vediamo un po' chi è. Questo sembra un sub. Geremia Pelliccioni. Allora mi vedi? Scusa, pensavo di essere invisibile. Scusa, accettate. Questo è molto 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 gentile da parte tua. È sicuramente più di quanto mi meriti. Finché non scoprirò perché sono bloccato qui, temo che perseguiterò sia me che te. Forse potrei farmi perdonare, collega. Non per vantarmi, ma una buona manualità per essere un fantasma. Portami 3 rami, ok? Ti prometto che ne varrà la pena. Ok, dobbiamo recuperare i rami. Diamo un'occhiata intorno se c'è qualcosa che possiamo prendere qui. Allora, posso dire, si ispira ad Animal Crossing? Sì, la grafica è completamente diversa e appunto mi ricorda più un Don't Starve. Ma posso prenderlo questo? Me lo clicchi? No. Vediamo se troviamo i rami. Non è bellissima sta cosa che spariscono le cose quando li andate oltre, ma credo lo faccio per una questione di comodità. Posso muovere gli alberi? Vediamo, diamo un'occhiata anche qua al molo. Eh no, mi dovrebbe raccogliere già tutto passandoci vicino. Quindi non c'è molto da fare. Vediamo un po'. Qua no, sono le opzioni. Questo è i distintivi da riscattare. E qua sotto c'erano anche i soldi. I soldi. E tu vuoi i rami, ma io i rami ce li ho. Ne ho uno. Da qualche parte là fuori, consulta diaria delle missioni per ricevere suggerimenti. Oh, vai da Carlotta Pigna per avere indicazioni. Va bene, andiamo da Carlotta Pigna a chiedere indicazioni. Però possiamo aprire anche il diario, in realtà. Qua c'è una tenda. Vediamo se c'è qualcuno dentro, no? Questo è un piccolo, non so, un piccolo teatro. C'è l'insegna. Ricevo indicazioni. Posso venderti un indizio? Non ne ho 100 monete, mannaggia te. È tutto a un prezzo, come in Animal Crossing. Vediamo un po' se si riesce a magari a far cadere la pianta. O a dargli dei colpetti.
Ho sentito che era vicino alla tenda di qualcuno. Eccolo qua. Ramo. Ok. Ah, perché l'ho buttato io, mannaggia. non ne trovo altri, però abbiamo preso altre cose. Gemma di quarzo. Ok, questo cos'è? C'è un secchio. Non posso usarlo ancora tutto questo, no. Qua c'è qualcosa. Un cumulo di terra smossa. Può scavare con una pala se solo avessi una pala. Sta diventando buio. Qua si monterà la tenda dopo. Eccolo lì. Uno è qua. Perfetto. E qua invece cos'è? Nulla. Niente, allora, dato che non è colorato, ho fatto un po' fatica a riconoscerlo. Probabilmente voi l'avete già visto da un po'. Eravate lì probabilmente a dire dai, lì sveglia. Invece l'ho trovato solo dopo una vita. Ne servono altri. Ne serve un altro. Più che altri. Vediamo se lo troviamo in giro. Eccolo qua, un altro. Bene, abbiamo recuperato quello che ci serve. Guarda questi bastoni, che belli. Un giro qui, una botta lì e voilà, la tua prima pala. Non è il lavoro migliore, le mie zampe continuano a scivolare dentro al tornio. Ma se vuoi scavare i cumuli di terra dell'isola, quella pala farà al caso tuo. Avete visto, spiriti? Ho aiutato questo povero scout. La mia maledizione è finita. Sono ancora qui, vero? Accidenti. Una fragile pala non basta, eh? Certo che no. Beh, non preoccuparti, ho un sacco di idee per gli attrezzi. Ti darò tutto l'aiuto che ti serve per sentirti a casa nella nostra isola. Spero che quella pala funzioni bene. Ho quasi dimenticato, eccoti anche un ceppo degli spiriti. Grazie, grazie. Preso tutto. Vediamo se riesco. Ah, ok, ho ricevuto la palla di legno, una storia avanzata. Vediamo se. Oh, si è colorato anche qua, che era veramente brutto da vedere. Voglio vedere se riesco a scavare, ma non mi ricordo più dove sono quei buchi. Eccoli lì. Vediamo, scava. Cliccando, mi va a scavare in automatico. Abbiamo trovato qualcosa, una patata. Va bene, vediamo qua cosa troviamo. E il fuoco poi ci vuole parlare. Un'altra patata, va bene. Salve fuoco. Eccoti un ceppo. Un altro spirito. La mia luce si espande ancora. Ora vedo un vecchio amico, Mr. Kit. Ha notato la nostra luce e ha aperto il suo negozio. Sembra sentirsi a casa qui. Aspetta, c'è dell'altro. Vedo una strana figura imbronciata ritta sulla spiaggia. È appena arrivata, qualcos'altro è svanito. Qualcosa di importante. Oh cielo, è meglio che tu vada a vedere con i tuoi occhi. Vediamo che succede. Il fuoco sembra più luminoso. Ho raggiunto il livello scout 3. Ecco, quindi non temete perché non c'è modo di finire il gioco. Perché il gioco è stile Animal Crossing, quindi dovrete giocarlo giorno per giorno, andando avanti le varie, non so, stagioni, le varie cose da sbloccare, perché per fare tutto serve tempo. Questo cos'è? Ah, questo qua è quello di prima che abbiamo sbloccato. Poi c'è sulla spiaggia c'è qualcuno. Allora, qua è una cassa, ma direi che dentro la cassa non c'è assolutamente nulla. Vediamo un po' che succede. Eccolo qua. Questi due qui che scappano e poi scompaiono. Parliamo con un altro spirito. Sembra un capitano di una nave questo. In vita era un orso di mare, sì. Ho fatto avanti e indietro da Cozy Grove alla terraferma almeno un centinaio di volte. È naturale, dicevano alcuni, che un orso voli tra le onde, come facevo io. Gli ho dato retta, certo che no, giusto. Questo è un altro che guida la nave, ok. E ora sono cambiato. Alto la giovine, da quant'è che te ne stai lì? Mi hai interrotto mentre rievocavo le mie origini. Sono il capitano Bill Tempesta, anche se alcuni ora mi chiamano l'orso gabbiano. Piacere di conoscerti. Bill Weather. Bill Weather non l'hanno tradotto. Capitano Bill Tempesta. È un po' presto per darci confidenza, mozzo. Chiamami capitano. Una strana faccenda essere un orso gabbiano, le mie due metà hanno ben poco in comune, a parte l'amore per il pesce. A proposito, hai fame, mozzo? Trovami una canna da pesca e ti mostrerò. Ok. Dove ti trovo la canna da pesca? Questi sono gli obiettivi. Acquista nei negozi da Mr. Kit. Ok.
Andiamo, che qua ha aperto negozio, quindi vediamo un attimino cosa vende. Di qua più avanti. Ma qual è il negozio qua? Comprerò la tua roba. Salve, Mr. Kit. Devo confessare che quando ho seguito il tuo fuoco non mi sarei mai aspettato di finire di nuovo qui. L'isola è caduta in un pessimo stato. Ma che maleducato, non mi sono presentato. Puoi chiamarmi Mr. Kit, conosco il tuo nome naturalmente, ma sono troppo educato per ripeterlo. Sai, ho un accordo permanente con gli Spettri Scout. Ovunque vada, il negozio di Kit sarà lì per ogni genere di compravendita. L'unica fregatura sono io che stabilisco i prezzi. Voglio comprare qualcosa, vediamo cosa mi fa comprare. Una canna da pesca. È l'inizio. 20 monete, ecco i soldi. Perfetto, grazie. Mi insegni anche a pescare adesso? Salve, salve. Ci sono anche dei cuori che mi fanno pensare che si può cambiare il rapporto con i vari abitanti. Per 1000 trote, mozzo perfetto, andarvi onore. Ora cosa aspetti? Se vuoi mettere sotto i denti un pasto come si deve, ti conviene invocarti le maniche. Prendi quella canna e torna con un bestione. Andiamo a pescare. La storia è avanzata, questo è già un po' più felice. Peschiamo. Può pescare? Pesca. Come pesco? No, probabilmente ci sono dei. Oh, lui è diventato. Ah, ok. Trascina indietro l'icona. Spettacolo. Bastava leggere. Vediamo. Sì, il movimento è lo stesso di Animal Crossing, identico. Io clicco e tiro su. Ok. Pesce polmone collassato. Grande. Pesce polmone collassato. Salve. Vedo che hai già usato la canna da pesca. Bene, dammi quella che hai e portamene un'altra. Aspetterò. Cosa devo fare? Un pesce qualsiasi. Te lo porto. Ok. Ora la tua barca è stata spazzata via dal mare. La mia barca che? È già un nodo lasco e una maria capricciosa. La tua barchetta se n'è tornata in grebo a Nettuno. Non prendertela, non è colpa tua. Quest'isola è un vortice di sciagure, agitato dalle disgraziate storie dei nostri spettacoli, noi, finché noi. Ok, un'isola un po' così. Va bene, va bene. Noi orsi, ma non sei un orso, sei un gabbiano, comunque va bene. Siamo i tuoi vicini di casa, squack. Quindi? Ah, ok. La storia è avanzata. Ed è diventato tutto molto, molto più colorato. Quindi qua che si può fare? Altri soldi. Si può correre con lo shift. E lì c'è un altro spiritello. No? Vabbè, niente, possiamo pescare. Possiamo pescare quando vogliamo. Penso di sì, vediamo. Pesci che vanno in retromarcia. Ecco, vediamo. Clicco, clicco e prendo. Vediamo un po'. Un brutto gobide. Grande. Va bene, abbiamo preso pesce. Va bene. Qua è l'inventario con tutta la roba che abbiamo, cliccando lì, qua invece sono le cose del diario. Questo è uno zaino, questo è quello che dobbiamo fare, insomma. Si sta popolando tantissimo quest'isola. Parliamo col fuoco. Possiamo cucinare il pesce? Metti la roba nel mio deposito, guarda la collezione di vestiti, ingrandisci la mia tenda, ingrandisci la mia tenda. 5.000 monete, posso migliorare la tua tenda. No, non le ho 5.000 monete. Vabbè. Ora cosa devo fare? Cerca il marinaio tormentato sulla spiaggia. Vabbè, ho portato un altro ceppo. Tieni. Un altro ceppo degli spiriti dovrebbe bastare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, non ha sicuramente lo stesso carisma di Animal Crossing. Ma è disegnato veramente bene. È un gioco che è lento, lentissimo, perché comunque adesso ok stiamo facendo questo, ma arriverà il momento in cui comunque per fare delle cose bisognerà aspettare i giorni che passano. Questo è il tutorial e poi andremo avanti. Vediamo un po'.
Quando ero giovane. Ah sì, qua è con maiuscolo, ok. Tizio sulla spiaggia, dice, non c'è nessuno lì. Vediamo se mi vende qualcos'altro il tizio lì. Tu? Ah, qua puoi riparare gli attrezzi. Ok, vediamo un po'. Voglio comprare qualcosa. Ah, adesso vende di tutto. Vende le noci, il cedro, i rami, aggiornamento catalogo, fungo tettoia, uccello giovane inquietante, giovane luna, vende cespuglio di ribes, un sacco di cose vende. Bene. Vediamo un po' cosa vuole lui. Potreste aiutarmi? Ok. Mucchi di foglie che si trovano in giro quando ne incontri uno, prova a scavare. Un vecchio libro nascosto tra le foglie. Cumuli di foglie. Beh, intanto scaviamo qua. Un altro minerale. No, qua non si scava. È veramente, veramente rilassante. No, non vedo cumuli di foglie qua però. Voglio dare un'occhiata ancora qua, se c'è qualcos'altro da poter comprare. Comprare degli abiti. Ah, qua ci sono gli abiti che vendono a vecchie monete. E anche qui. Aspettate un po'. Non dirmi che hanno fatto quello che hanno fatto. Sì, c'è la mascherina. Boa di piume. No, non voglio pensare che siano le mascherine messe su Animal Crossing, ma piuttosto magari una canottiera o qualcosa. Eccolo qua. Ha recuperato un po' di roba, un po' di funghi, un po' di cose. Bene. Qui è tutta roba da... Un po' questa roba qua. Va bene. Vediamo un po' se sulla spiaggia c'è qualcuno. Beh, questa è la sua nave. Qua c'è qualcuno, ma non ci possiamo parlare. Qua non è ancora colorato. Però comunque lui ce l'ha detto che la nostra nave se n'è andata. Quindi è stata spazzata via. Quindi siamo perfettamente bloccati qua. Il fuoco sta andando alla grande. Cerca il marinaio tormentato sulla spiaggia. Non lo trovo il marinaio tormentato. Mannaggia a voi. Vediamo un po'. Facciamo tutto il giro e troviamo sto marinaio tormentato. Anche se io non lo vedo. Questo è il marinaio tormentato, ma no. Questo va via. Ok, questa è una zona ancora inesplorata. No, non c'è nessuno sulla spiaggia, a dire la verità, quindi boh, bisogna aspettare. Allora, sicuramente questo gioco non ha un grandissimo prezzo, perché comunque 12 euro attualmente scontato a 11, quindi non è male. Guida la vita della natura, fammi un po' vedere. Impugno. Si può leggere? Ah, si può lanciare, così come si lancia la canna, si lanciano gli oggetti. Non so a chi devo darlo questa cosa, ma... Ah, sono occupato a ripassare domani. È inteso proprio domani, quindi dobbiamo proprio ricollegarci e riavviare il gioco domani e andare avanti. Allora, questo gioco sicuramente non sarà magari... Eccolo qua, questo lo cerca. Non sarà il gioco dedicato a chi ha già un Animal Crossing o gioca già un Animal Crossing, che sia sul DS, 3DS o Switch. Ma sicuramente chi invece ha amato alla follia Animal Crossing, ma non lo ha mai giocato e non ha nessuna console per farlo andare, questo può essere un gioco, insomma, che può fare per lui. Questo adesso ci dice che praticamente abbiamo i ricordi di queste persone, di quelle che abbiamo trovato finora sull'isola, con i vari ricordi e che il livello, diciamo, di relazione che abbiamo con loro. Mi sta dando qualcosa?
Un ceppo degli spiriti, ok, ce n'è dato un altro, quindi possiamo andare e ci ha sbloccato anche questa zona, fantastico, quindi gli diamo il ceppo. Ok, un altro spirito. Sta andando bene, ok. Loro dovranno recuperare la memoria, quindi gli daremo una mano. Adesso abbiamo sbloccato altro. Fuoco sempre più luminoso, scout livello 4, dovrebbe essersi sbloccata magari una parte di isola. O abbiamo trovato qualcuno. Sì, abbiamo trovato uno spirito qui che magari ci sblocca qualcos'altro. Vediamo un po' cosa vuole. Perché di là non è il mare, di là è, sembra quasi un universo. Patrizio Pelosi, orso postino. Al tuo servizio. Se quando sono entrato al servizio postale ho capito subito che l'avevi fatto per tutta la vita. Così è stato. Il lavoro continua anche adesso. Consegnare la posta ai fantasmi e tutto un altro paio di maniche. Deve essere un lavoro fantasmagorico. Una, fre, due, io e tre andiamo d'accordo. Prima che finissi sottoterra, il mio lavoro era abbastanza routinario. La posta arriva all'ufficio postale. Ok, va bene. Stamattina ho fatto il giro di ronda. Ok. Quindi? Una pietra da grilla. Dobbiamo andare là, eh. Ho visto una pietra da grilla. Dobbiamo. Vediamo un po' dove era la pietra da grilla. Vicino al nostro focherello qua. Cosa dice sul pacco? Sì, dobbiamo prendere un pacchetto vicino a una pietra da grilla. Ma onestamente io la pietra da grilla è questa, ma io pacchetti non ne vedo. Quindi dovremmo cercare di capire dov'è. Qua non c'è il pacchetto. L'errore da non fare è quella di confondere quello a destra con l'inventario. Insomma, dice una pietra da grill, ma io non ho dei pacchetti qua da prendere. Boh, pietra da grill, chissà dov'è. Adesso abbiamo anche un'altra missione, che è quella di comprare uno degli uccelli lì al market. Un altro cumulo di foglie. Allora, ragazzi, questo non è un gioco che io poi comunque posso andare avanti a giocare per delle ore, ora e registrarvi. Diciamo che vuole raggiungere chi. No, mi serve il piccone per buttare giù questo. Può essere utile. Eccolo qua il pacco. Può essere utile, appunto, come ho già detto, a chi ama Animal Crossing e non lo può giocare perché non ha la console e così via. Chi li ha già giocati, secondo me, è un po' diverso. È un po' più. Non dico onirico, però è un po' più particolare. Allora, aiuto postino che emozione il brivido della posta. Dovremmo dargli una mano e consegnare i pacchi. Ok, dovrebbe darci qualcos'altro adesso. Sbloccare un'altra parte di isola, vediamo. Modo nell'altro. Ok, ho una cassetta della posta qui. Eccola qui. Ok, qui abbiamo ricevuto. Ok, vedete che infatti sta andando avanti. Sono il nostro postino. Ti ho spedito e consegnato questa lettera. La pastinaca, prendo il regalo. Apro l'altro. E un gioiello comune, prendo il regalo, perfetto, poi posso eliminare la posta ad evitare che si accumuli. Ok, abbiamo sbloccato una nuova zona e la zona prende colore. Abbiamo il postino, la storia è avanzata, molto bene, non si possono usare i mezzi. Però abbiamo preso altri soldi. Ragazzi, questo era Grosy Cove. Cozy Grove. L'ho detto giusto, così che roba. Accogliente boschetto, radura, insomma. Lo danno come simulatore di campeggio, ma secondo me è una traduzione un po' sbagliata che ho visto. È un simile Animal Crossing, ovvio che lo giocate adesso, lo giocate 40 minuti, poi andate avanti domani. Una volta che avete almeno finito tutto il tutorial, non c'è più nulla molto da fare, diciamo. Perché il gioco punta molto a contenuti giorno per giorno che vengono sbloccati. E come hanno detto, e vi ho già detto anch'io. Come hanno detto gli sviluppatori, ci potete giocare un anno con le cose che ci sono adesso. Quindi ci sono contenuti studiati da qui a un anno, tra le stagioni che arrivano, insomma, i vari eventi che vengono organizzati qua. Quindi
Non ha sicuramente, qua lo dico, l'appeal di Animal Crossing, quello senza ombra di dubbio. È una grafica molto simile a quella di, allora, sia Don't Starve che quell'altro gioco che io avevo giocato, ma non mi ricordo più, Dofus, ecco, che è un MMO. Ricorda molto quei tipi di giochi, disegnato molto bene, è in italiano completamente, anche Spiritfarer come trama, diciamo, me lo ricorda molto questo titolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti come al solito, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!